Buonasera e bentrovati su Sanità Aquilana. Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte in Italia, essendo responsabili del 44% dei decessi. È per questo motivo che, ma solo in pochi ospedali come quello aquilano, per studiare il sistema coronarico in maniera non invasiva viene utilizzato un particolare macchinario, la CardioTAC. Questa sera ne parliamo con uno specialista, il cardiologo e radiologo, professor Ernesto Di Cesare. Buonasera, professore. Buonasera a lei. Professore, che cos'è la CardioTAC? Beh, la CardioTAC credo che è un esame che interessa a molti, è un esame che ci permette di fatto di studiare due arterie, le arterie coronarie, cioè quelle che portano il sangue e quindi l'ossigeno alle cellule muscolari. Questo è fondamentale per la vita del cuore, perché la cellula muscolare cardiaca si nutre dell'ossigeno, senza di questa non può né sopravvivere né tantomeno contrarsi, anzi la contrazione è direttamente proporzionale rispetto all'apporto di ossigeno, quindi voi capite quanto sia fondamentale che queste due arterie siano in buono stato. La CardioTAC ci fa vedere proprio queste arterie e ci riesce a far vedere sin dalle prime fasi il suo stato di malattia, che si concretizza di fatto nella formazione di una cosiddetta placca aterosclerotica, un nome penso ben noto a molti, che rappresenta di fatto una lesione che riduce le dimensioni del calibro, vedete qui qualche immagine, quindi del lume del vaso dell'arteria coronare, vedete nei cerchietti due lesioni che riducono le dimensioni del calibro dell'arteria coronaria discendente anteriore. La Coronar OTC ce lo fa vedere con una grossa accuratezza e questo è importante perché quando c'è una riduzione di calibro, e questa raggiunge almeno un 50%, in condizioni di sforzo non arriva tanto ossigeno quanto è necessario per il muscolo cardiaco. Così che il cuore, che ha dei meccanismi di controllo, la prima cosa che fa riduce la contrazione in quel territorio e dopo un po', se lo sforzo persiste, compare il sintomo dolore, l'angina pectoris, che molti conoscono, un dolore sordo precordiale che si irradia qualche volta al braccio o in altre direzioni, che dura qualche minuto, proprio in relazione a questo debito di ossigeno che si è verificato. Quindi è un aspetto molto importante che può condurre in alcuni casi all'ostruzione completa del vaso e quindi non arriva neanche l'ossigeno sufficiente alla cellula per vivere a riposo e quindi la cellula va incontro a morte, e questo è l'infarto miocardico caratterizzato da una serie di sintomi ma da un dolore soprattutto persistente rispetto a quello dell'angina pectoris. La TAC ci fa vedere tutto questo, anzi ci dà delle informazioni del tutto particolari, ad esempio ci dice le caratteristiche di questa placca, perché alcune di queste vanno più facilmente incontro alla rottura e sono quelle a contenuto lipidico, e altre invece sono più stabili nel tempo. Quelle che si rompono sono quelle che possono produrre l'ostruzione acuta e quindi l'infarto, e sulla base della densità TAC possiamo ottenere informazioni non solo sul grado di restringimento ma anche sulla caratteristica della placca e quindi della pericolosità. Ci dice in che cosa consiste l'esame e se possiamo annoverarlo tra quelli invasivi? Sì, è un esame che non può essere considerato invasivo e questo è il suo forte, cioè è una semplice TAC come se ne fanno su tanti altri distretti e ormai penso tutti i pazienti, i cittadini la conoscono. È un esame quindi che non richiede cateterismi né dolorosi né cruenti, è un esame che necessita generalmente soltanto dell'introduzione di una nogococannula alla vena, come si fa per la somministrazione di molti farmaci, e ahimè dell'introduzione di una piccola quantità di mezzo di contrastio, pur determinando anche una esposizione a una dose di radiazione ionizzante. Esistono delle controindicazioni invece a effettuarlo? Beh, le controindicazioni scaturiscono proprio da questi ultimi due elementi, cioè il mezzo di contrasto e la radiazione, perché il mezzo di contrasto ad esempio è controindicato in alcuni pazienti, soprattutto in quelli che hanno una funzionalità renale depressa, tant'è che normalmente vengono fatti degli esami di laboratorio
proprio per identificare i pazienti a rischio. Le radiazioni poi sono un problema, ma sono un problema soprattutto per alcune classi di popolazione, ovvero sia per le donne in gravidanza, rappresentano certamente un limite insuperabile e direi rappresentano un limite importante soprattutto anche nei giovani. Perché nei giovani? Perché nei giovani abbiamo un rischio oncologico che addirittura in età pediatrica diventa 4 volte maggiore. Qual è il grado di affidabilità diagnostica di questa tecnica? Questo è un altro punto a favore della tecnica, perché l'affidabilità è elevatissima. I dati di letteratura ci dicono un'accuratezza del 93%, che per un test diagnostico è un dato altissimo, del tutto simile rispetto a indagini più invasive. Ed è possibile modulare la tecnica in funzione delle condizioni cliniche del paziente? Certamente, dobbiamo farlo, anzi, perché ogni esame deve essere ritagliato per le specifiche esigenze del paziente, sia in termini tecnici, di dose, quindi di parametri di esposizione che vanno applicati, sia in funzione di quella che è la specifica indicazione clinica per quel tipo di paziente. Perché io fino adesso ho parlato di coronarie, ma la TAC cuore ci permette di ottenere altre informazioni in altri distretti e in particolare voglio segnalare una possibilità interessantissima nell'ambito della valutazione morfologica della di sinistra. Questa è un'indicazione che è utile all'elettrofisiologo che deve fare delle procedure di ablazione per interrompere una patologia molto frequente, cioè la fibrillazione atriale. Quando è che io posso decidere di sottopormi a questo tipo di esame? Beh, questo è un punto, diciamo, cruciale. Questo test deve essere inteso come un test in qualche modo preventivo, perché dobbiamo indicarlo a quei pazienti che non sicuramente hanno una stenosi importante o addirittura una lesione di tipo ostruttivo, ma piuttosto a quei casi dove vi è un sospetto che questo possa esservi, perché ad esempio il paziente lamenta un dolore toracico atipico, cioè che non ha esattamente le caratteristiche tipiche dell'angina, oppure quando sono stati eseguiti precedente test che siano risultati inconclusivi o dubbi, o quando ad esempio siano stati eseguiti 2 test da stress, come ad esempio l'elettrocardiogramma da sforzo o la scintigrafia di sforzo, che diano 2 risultati differenti tra di loro. Inoltre, in considerazione dell'apparecchiatura che abbiamo qui all'Aquila, che è un'apparecchiatura veramente avanzata, è ipotizzabile anche che questa possa essere impiegata in soggetti ad alto rischio di malattia pur non avendo un reale sintomo. Ed è un esame che richiede una particolare preparazione? Beh, la preparazione sicuramente è necessaria, è necessario che il paziente venga a digiuno, è necessario soprattutto che il paziente abbia una frequenza cardiaca piuttosto bassa, al di sotto 65 battiti al minuto. Questo è un valore che è naturalmente presente in alcuni, ma in altri deve essere ottenuto farmacologicamente, per cui è necessario somministrare un farmaco che è il beta bloccante che riduce la frequenza cardiaca. Quindi è necessario tra l'altro un interfacciamento con il medico che dovrà eseguire la cardiotac prima dell'esecuzione dell'esame, perché consigliamo di iniziare questa terapia 3 giorni prima. Quanto dura l'esame quindi? L'esame è rapidissimo. Se ci riferiamo alla fase pura di acquisizione, dura addirittura 0,35 secondi, nulla. In realtà la preparazione, la sincronizzazione elettrocardiografica, il posizionamento nel lettino complessivamente richiede circa 1/2 ora. Quindi non è necessaria l'anestesia comunque? Assolutamente no, perché il paziente non avverte alcun tipo di dolore. E invece quali sono gli accorgimenti che dobbiamo ottenere dopo aver sostenuto l'esame? Ma guardi, poco o nulla, nel senso che con questo esame noi non creiamo nessun problema. Generalmente lasciamo la gocannula che è stata utilizzata per l'introduzione del mezzo di contrasto 1/2 ora dopo l'esecuzione dell'esame per verificare tutti i parametri vitali e quindi soprattutto per controllare eventuali reazioni, ma dopodiché il paziente può tornare tranquillamente a casa da solo o sarebbe preferibile magari accompagnato per evitare di guidare la macchina nell'immediato periodo successivo. Grazie professore per essere stato con noi. Grazie a lei, buonasera. Noi ci vediamo dopo la pubblicità, tra poco.